Deciso balzo in avanti dei casi di contagio in provincia di Salerno, 529 quelli comunicati dal Ministero della Salute nella giornata di mercoledì, di questi 24 a Salerno città, che continua a mantenere una media di 30 nuovi positivi al giorno, a partire dal 19 dicembre al 22, in totale 122 i casi accertati. La situazione di Salerno città è di 30 contagi al giorno, mediamente, un po' di meno. Un po' di più talvolta, ma sono 30 contagi al giorno, che non è una cosa di tutto riposo, però sostanzialmente credo che la situazione sia sotto controllo. Stiamo avendo un ottimo successo della campagna vaccinale, stiamo rinforzando i controlli e quindi monitorando ora per ora quanto sta succedendo, poi ci determineremo e assumeremo eventuali atteggiamenti restrittivi. Per il momento quindi bastano i provvedimenti messi in campo dalla Regione Campania, dice Napoli. Non rientra in questo contesto la chiusura nelle vigilie di Natale e Capodanno della villa comunale. Lo facciamo ogni anno, proprio perché è una situazione di affollamento tranquilla, difficoltà di controllo. Si chiudono la vigilia di Natale, che è quella di Capodanno. La vigilia di Natale generalmente la gente non credo che vada in villa, con tutta onestà. La vigilia di Capodanno, insomma, è utile che lì ci sia un atteggiamento di maggiore fermezza, così come lo abbiamo avuto decidendo di non fare il Capodanno in piazza.